Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta e che si svolge appunto in questa settimana tra l'11 e il 17 marzo. Allora, oggi ci troviamo nell'ambito di un ciclo appunto di 5 webinar. Organizzato poi all'interno del nostro ciclo dedicato all'innovazione digitale che stiamo organizzando con Agid nell'ambito di una convenzione Italia Login Servizi Digitali. Quindi nell'ambito della SA abbiamo organizzato 5 webinar dedicati ai temi della crescita digitale e oggi il nostro webinar durerà un'ora e parleremo di alcuni ruoli chiave per l'innovazione digitale, quindi le competenze e responsabilità. Quindi in particolare scenderemo nel dettaglio di questi profili che sono fondamentali per la digitalizzazione e la trasformazione digitale. In particolare parleremo del responsabile della transizione digitale, del Data Protection Officer e dei responsabili della gestione documentale, della conservazione e del protocollo informatico. Oggi abbiamo con noi due relatrici, Daniela Intravaia di Agid, che ci parlerà del ruolo del responsabile della transizione digitale, che a volte chiamiamo RTD per sintesi, e del Data Protection Officer, che invece viene chiamato DPO, e invece successivamente Patrizia Gentili, sempre dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ci parlerà del ruolo del responsabile della gestione documentale, della conservazione e del protocollo informatico. Quindi ci troviamo proprio all'interno del tema delle competenze digitali, che è uno dei temi appunto a cui è dedicata la settimana dell'amministrazione aperta. Vi appunto espongo in questa slide anche i webinar che già si sono svolti i giorni precedenti, quindi lunedì abbiamo parlato di trasformazione digitale e del ruolo di Agid nei territori, nelle regioni in particolare, nelle città metropolitane e province autonome. Ieri abbiamo parlato di Open Data, quindi questi webinar già potete andarli a vedere tramite le registrazioni sulle pagine del nostro sito, come sempre Eventi PA. E oggi appunto il programma già ve l'ho presentato, invece domani e dopodomani abbiamo i seguenti webinar. Domani abbiamo un nuovo equilibrio tra privacy e trasparenza e venerdì strumenti per la generazione e la diffusione di servizi digitali, community e riuso software. Quindi vi invitiamo, insomma, ad andare su Eventi PA a vedere i nostri eventi organizzati insieme ad Agid e anche un ciclo di eventi organizzati con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Quelli organizzati col Dipartimento sono alle 10, quelli organizzati con Agid alle 12. Quindi abbiamo in totale 11 webinar, perché abbiamo anche qualche iniziativa autonoma di altri progetti. Quindi vi invito a cliccare su questo link e andare a vedere i webinar che vi possono interessare e di iscrivervi. Allora, la settimana dell'amministrazione aperta, potete, appunto, oltre le nostre iniziative, ovviamente sul sito della SA potete andare a vedere tutte le iniziative che si svolgono in questi giorni in Italia, potete navigarle anche tramite una mappa, le iniziative sono tantissime e quindi curiosare e vedere se vicino al vostro territorio si svolge anche qualche evento in presenza. I temi, come vedete, sono open data, trasparenza, partecipazione, accountability, cittadinanza digitale e competenze digitali. Abbiamo più di 344 eventi, perché poi si stanno aggiungendo anche in questi ultimi giorni altri eventi. E poi mi piace, insomma, ricordarvi che la settimana dell'amministrazione aperta è stata un'iniziativa italiana che poi è stata adottata anche da altri paesi. Quindi adesso in contemporanea tutti i paesi che vedete evidenziati in giallo stanno organizzando anche loro delle iniziative appunto dedicate all'amministrazione aperta, quindi potete andare a curiosare anche a livello internazionale che cosa succede. Allora, intanto poi vi comunico che il quarto piano d'azione nazionale per l'Open Government sta per essere pubblicato, quindi, e viene raccontato, diciamo, il processo di stesura del quarto piano in questo articolo che appunto vi ho messo il link sotto a questa slide, quindi potete andare a curiosare e sappiate che, insomma, verso la fine della settimana dovrebbe essere pubblicato. Inoltre potete seguire, appunto, per sapere tutti gli aggiornamenti sull'Open Government, l'account Twitter di OpenGov Italy. Quindi tramite questo account su Twitter potete seguire gli aggiornamenti.
Dunque, poi altra cosa importante, questa settimana è densissima di eventi, è stato pubblicato il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione per il 2019-2021, quindi questo sarà un po' il nostro nuovo modello strategico per organizzare anche i webinar dedicati all'innovazione digitale, quindi a questo link potete vedere il nuovo piano triennale. Dunque io entrerei per non perdere e rubare troppo tempo ai nostri relatori nel vivo del webinar di oggi e vi ricordo che in questa pagina di Eventi PA a breve verranno pubblicate le slide dei nostri relatori e nel pomeriggio la registrazione, quindi dovete riandare sulla pagina dove vi siete iscritti per appunto, scaricarvi eventualmente le slide e rivedervi il webinar di oggi. Allora a questo punto do la parola a Daniela Intravaia che ci parlerà appunto del ruolo del responsabile della transizione digitale, un ruolo nodale per favorire la trasformazione. Formazione digitale delle pubbliche amministrazioni, tutte le amministrazioni infatti devono nominare un responsabile della transizione digitale e il Data Protection Officer. Quindi Daniela, ti chiedo di attivare la tua webcam e il tuo microfono così ti do la Grazie parola. molte Michela, grazie a Devi cliccare, ti ricordo, Formez per perfetto, vedo che l'organizzazione ci di stai. questi webinar e a Funzione Pubblica che guida un po' il ballo dell'Open Government Partnership, della partecipazione italiana a queste importantissime iniziative che cercano di fare in modo che le pubbliche amministrazioni abbiano sempre più uno sguardo rivolto al rapporto diretto e aperto con i cittadini e le imprese, che sono ovviamente i loro interlocutori fondamentali. E grazie a tutti voi che siete iscritti così numerosi. I temi che trattiamo oggi, io e la collega Gentili, sono stati scelti perché sempre più alle pubbliche amministrazioni la normativa recente chiede di introdurre delle nuove figure. E questo mette spesso in difficoltà noi che lavoriamo nelle pubbliche amministrazioni perché siamo magari abituati a ragionare con profili di tipo anche specialistico ormai da tempo, ma con una certa, sentendo un certo affanno nel dovere di volta in volta individuare figure che risponda poi alla descrizione normativa. Nel caso del responsabile della transizione al digitale, come sapete tutti, è una figura prevista dal codice dell'amministrazione digitale, articolo 17, rafforzata e definita ulteriormente dalla circolare 3 del Ministro della Pubblica Amministrazione, emanata nello scorso ottobre. Si tratta però di una figura che veramente potrebbe giocare un ruolo fondamentale per il Paese, mi sento di dire, non soltanto per la pubblica amministrazione, perché sia nella norma primaria sia nella circolare del ministro è descritto come una figura che dovrebbe essere un po' un attivatore dell'innovazione. Ed ecco perché oggi vogliamo trattarla insieme alla collega unicamente ad una serie di altre figure che immaginiamo possano essere delle sorte anche di satelliti che intorno al responsabile per la transizione al digitale si accolgano e operino insieme per realizzare una crescita digitale del Paese. Ricordo infatti che è detto nel nostro piano triennale, ma è detto ancora nei documenti di politica di indirizzo, la strategia per la crescita digitale del 2015, fin da allora nel nostro ordinamento sono stati evidenziati e rappresentati gli aspetti di evoluzione della digitalizzazione come momento importante per una crescita complessiva dell'intero paese. È noto a tutti quale sia purtroppo il livello che apparentemente abbiamo nel confronto con gli altri paesi. Dico apparentemente perché in qualche caso sono anche gli indicatori che vengono utilizzati che ci penalizzano, ma indubbiamente aver pensato il legislatore di introdurre una figura che faccia un po' da punti raccordo
per una migliore governance evolutiva di progetti di digitalizzazione e non solo, come vedremo, è un fattore evolutivo importante. Ora, come dicevo, mentre in una prima fase si è visto anche il discorso dell'innovazione digitale come a sé stante e da affiancare magari ad una serie di altre incombenze che diversa normativa ha imposto alle pubbliche amministrazioni, pensiamo alla stessa protezione dei dati personali, della quale vi parlerò poi fra poco. In un secondo momento si è cercato di vivere i progetti di innovazione digitale come un pochino più integrati nella vita delle amministrazioni. E questo è un tipo di processo evolutivo che vediamo svolgersi anche negli altri paesi. E proprio l'Open Government Partnership, insieme all'Ocse, direi, e poi anche l'Unione Europea ha seguito un po' questo andamento, hanno cominciato tra i primi a parlare di sostituzione del digital government, cioè di un governo digitale, al concetto di e-government, cioè dove l'innovazione fosse ancora un po' vissuta come una giusta posizione di servizi informatici rispetto a un'organizzazione amministrativa così com'era. Naturalmente è già stato richiamato da Michela il tema del piano triennale, poi tutto questo deve vedere un passaggio dalla teoria all'azione attraverso una serie di progetti che devono essere possibilmente coordinati e armonizzati tra loro. Qui gioca un ruolo importante l'AGID, ma da soli non si va da nessuna parte, ecco perché si è pensato di mettere in rete poi i responsabili della transizione digitale e di farne un po' gli attori principali dell'attuazione di questi processi. Come si è voluto anche agire? Si è pensato di incidere anche chiamando un po' a raccolta anche il corpo dei dirigenti amministrativi che verranno valutati anche sulla base dei risultati raggiunti proprio sul tema della digitalizzazione, coniugando così i processi innovativi al processo della performance. Ora, io non mi soffermerò sui compiti specifici del responsabile della transizione al digitale che sono enunciati nell'articolo 17 e poi anche ribaditi nella circolare del ministro. Richiamo però almeno alcuni dei compiti più importanti, quello per esempio di coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, quello di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio relativamente alla sicurezza informatica e poi tra l'altro si lega fortemente alla necessità di un raccordo con la figura del Data Protection Officer, proprio perché ha ad oggetto principale dati, informazioni e documenti che sono gli oggetti poi attraverso i quali l'amministrazione esprime la propria volontà, la propria esistenza, l'esercizio dei servizi pubblici, la disponibilità al cittadino e alle imprese di questi servizi. E monitora come questi servizi procedono. E poi naturalmente la diffusione dei principali sistemi abilitanti per l'accesso ai servizi digitali, da SPID, da PagoPA, fatturazione elettronica, l'anagrafe nazionale della popolazione residente, il protocollo informatico, eccetera. Tutto ciò naturalmente deve avvenire nel rispetto dei principi di accesso e di inclusione, di apertura dei dati, possibilmente anche di svincolo dai sistemi proprietari e quindi riuso di software e software di tipo aperto, come adesso prescrivono le linee guida, che sono ancora in una fase latente di notifica alla Commissione europea, ma che a breve poi diventeranno efficaci. Io però annetto particolare rilievo ad un compito che al responsabile della transizione digitale è stato toccato nella circolare del Ministro.
In particolare, è il compito di raccordo con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e questo mi serve anche a motivare perché abbiamo stabilito di mettere insieme in questo webinar le diverse figure che vengono trattate oggi. Ed è appunto un compito di quasi di comunicatore, di catalizzatore dell'innovazione che l'RTD può svolgere ponendosi in dialogo con tutte queste altre figure che all'interno delle amministrazioni svolgono un ruolo in qualche modo collegato ancora alla digitalizzazione, a volte anche magari non in modo immediato o non in modo esclusivo, come avviene appunto per il responsabile della protezione dei dati personali. Abbiamo messo insieme anche chiamato qui il responsabile della prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza, perché anche questa figura si occupa di dati, informazioni e documenti all'interno delle amministrazioni. E poi ci sono le figure delle quali parlerà poi più tardi Patrizia. Ora, questi processi di raccordo degli RTD, come l'AGID intende supportarli e favorirli. Intende supportarli attraverso la creazione, l'istituzione della conferenza permanente degli RTD, già stata lanciata con un evento di qualche settimana fa. Cosa intendiamo per conferenza? Intendiamo semplicemente una rete, un'aggregazione degli RTD che devono non solo essere capaci di dialogare all'interno delle proprie amministrazioni con le figure che poc'anzi ho richiamato, ma devono anche saper dialogare fra di loro per poter confrontare le proprie prassi, individuare anche in caso d'altri quelle che possono essere risabili al proprio interno, quelle che possono accrescere la propria competenza. E questo appunto sarà un processo che AGID cercherà di supportare anche in proseguo. Naturalmente è stata resa disponibile agli RTD anche un'area del sito AGID dove verranno resi disponibili documenti, informazioni, aggiornamenti e poi ci sarà anche un'azione di accompagnamento da parte della nostra agenzia a tutte le iniziative che gli RTD metteranno in campo per fare crescere, far evolvere il proprio contesto organizzativo. Per esempio, a livello di formazione e aggiornamento continuo delle proprie risorse. A questo riguardo gioca un ruolo fondamentale il tema delle competenze digitali, che nell'ambito dell'Open Government Partnership sarà coordinato dalla funzione pubblica. E però vi voglio richiamare anche qualche azione che la stessa agenzia ha svolto, perché non abbiamo ancora svolto un'adeguata comunicazione, per esempio, su un documento molto importante che io vi invito a cercare e leggere sul nostro sito, che è quello delle linee guida sulle competenze digitali. Ma questo adesso non mi soffermo, altrimenti non riesco a restare nei tempi. Solo un richiamo a queste linee guida per dirvi che sono composte di tre parti che devono essere, secondo me, particolarmente conosciute dagli RTD, che possono diventare per loro uno strumentario utilissimo, perché appunto la prima parte riguarda competenze di base che dovrebbero essere possedute da tutti i cittadini, inclusi gli operatori di pubblica amministrazione, che sono anche cittadini, e di questo si sta effettivamente occupando già Funzione Pubblica con il progetto Syllabus, che punta a fare in modo che a livello di operatori di base della pubblica amministrazione, queste competenze siano presenti. Poi c'è una parte centrale dedicata alle professioni del digitale, su queste potremo costruire in prospettiva le nuove professionalità, i nuovi concorsi per le pubbliche amministrazioni. E poi c'è la parte finale dedicata all'e-leadership, dove chiaramente si parla non solo di competenze specifiche di natura informatica, ma anche di quelle cosiddette soft skill, che certamente oggi devono essere possedute un po' tutti i dirigenti della pubblica amministrazione,
ma particolarmente devono far parte del bagaglio degli RTD, perché più che mai queste figure dei responsabili della transizione al digitale devono essere capaci di porsi appunto in dialogo con gli altri specialisti dell'amministrazione e, come detto prima, anche con l'esterno rispetto a se stessi. Qui vi è fornito un dato aggiornato praticamente all'altro ieri, all'11 marzo, appunto, sullo stato di avanzamento delle nomine da parte delle amministrazioni. Ovviamente, come vedete, le percentuali non sono ancora pienamente soddisfacenti. Noi speriamo che anche queste attività di comunicazione che stiamo facendo grazie a questi webinar convincano le amministrazioni che ancora non hanno provveduto ad individuare il proprio responsabile per la transizione digitale, perché diversamente non sarà facile entrare in questa rete e mettersi a confronto con quello che avviene anche nelle altre amministrazioni. Passiamo ora a una descrizione, devo dirvi, dato il tempo che rimane a disposizione, sarà assolutamente una descrizione sommaria e molto sintetica di quest'altra figura fondamentale introdotta nell'ordinamento da un regolamento europeo, tutti conoscete ormai, il cosiddetto GDPR, cioè il regolamento per la protezione dei dati personali, regolamento 679 del 2016, che è entrato in piena applicazione in tutti i paesi membri dell'Unione Europea lo scorso 25 maggio. Ora, questa figura è una figura nuova, mentre su altri aspetti, devo dire, il regolamento ha confermato o rinforzato alcuni principi generali. Io ovviamente non ho qui modo di inquadrare pienamente la figura nell'ambito di queste novità, diciamo che il contesto di responsabilizzazione molto forte dei titolari dei dati che il regolamento stesso impone a tutti i soggetti e quindi anche alle pubbliche amministrazioni, questa figura nuova del responsabile della protezione dei dati assume un ruolo particolarmente importante. Sono stati anche emanati dei documenti che sono linee guida facilitanti per tutti i soggetti tenuti ad individuare questa figura, e tra queste ovviamente ci sono le autorità pubbliche, quindi tutte le nostre pubbliche amministrazioni hanno sicuramente l'obbligo di dotarsi di questa figura, così come ce l'hanno alcuni soggetti anche nel contesto privatistico che per loro natura o per tipo di trattamenti che svolgono trattino o una mole particolare, diciamo una mole ingente di dati, oppure tipologie di dati particolari, come adesso il regolamento definisce quelli che una volta noi chiamavamo dati sensibili o particolari categorie di dati. I requisiti per essere nominati responsabili della protezione dei dati personali sono legati alla necessità di essere dotati di una particolare conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in questa materia e ovviamente essere dotati della capacità di risolvere i compiti previsti. La figura può essere sia interna all'ordinamento, sia può essere una figura anche presa all'esterno, contrattualizzata. Ora, l'introduzione di questa figura pone qualche problema organizzativo alle amministrazioni e qui vi pongo il caso nostro dell'AGID. Nello scorso maggio noi abbiamo istituito per esempio un gruppo di lavoro per facilitare, oltre al processo di nomina e di individuazione nomina della figura di DPO per la nostra amministrazione, che poi è stata individuata in funzionario che ha una specifica competenza giuridica, è anche avvocato, è una persona esperta, la dottoressa Vai, che mi ha anche dato collaborazione per preparare queste slide, la voglio appunto citare. Si deve trattare di un processo che non guardi solo
all'individuazione di una figura, di una persona che, come in altri casi, finalmente possa rivestire il ruolo che la norma ci impone di individuare, ma si deve trattare di una figura che metta in rete con le altre figure responsabili della conduzione dei sistemi informativi piuttosto che della conduzione del sistema documentale, quelle altre figure che dopo Patrizia vi illustrerà. La posizione del DPO diciamo, nell'inquadramento normativo e organizzativo poi delle organizzazioni nelle quali deve operare è particolarmente ben delineata dall'articolo 38 del regolamento. Io mi voglio soffermare soprattutto su due aspetti, il resto, come vedete, lo leggete qui dalla slide, l'autonomia nell'esecuzione dei compiti e gli obblighi di riservatezza. Questa figura deve essere particolarmente autorevole all'interno dell'amministrazione ed ecco perché oggi la trattiamo in affiancamento a una figura importante come quella del responsabile della transizione digitale, che addirittura dovrebbe essere un direttore generale, che il DPO, anche individuato all'interno dell'amministrazione tra le figure dei funzionari, perché l'importante è che sia dotato di quelle particolari competenze, in questo caso non è previsto che appartenga a un livello peculiare dell'amministrazione, deve però essere dotato di autonomia e indipendenza. Deve infatti essere poi il punto di contatto con il garante della protezione dei dati, quindi deve certamente riferire al proprio vertice, ma deve essere anche capace di effettuare delle segnalazioni anche, diciamo, a prescindere dal livello di dialogo possa riuscire ad instaurare all'interno della propria amministrazione con il proprio vertice. E poi naturalmente è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza di tutto quanto verrà a conoscere nell'ambito del proprio ufficio. I compiti affidati poi in dettaglio al DPO sono qui elencati e sono in quel caso una sintesi dell'articolo 39 del regolamento. Si sostanziano in compiti di informazione e consulenza alle altre figure interne all'organizzazione, quindi sicuramente al titolare, al responsabile al vertice dell'amministrazione, ma anche agli interessati interni all'amministrazione. Poi ci sono i compiti di vigilanza sull'osservanza della normativa, sul rispetto della normativa all'interno della propria organizzazione e poi su richiesta di formulazione di pareri sulle valutazioni di impatto che eventualmente possono essere ritenute necessarie a seconda diciamo, dell'esposizione a rischio che determinati trattamenti di dati svolti all'interno dell'organizzazione possano richiedere. Naturalmente poi c'è, l'ho già richiamato, un compito di cooperazione con il garante della protezione dati e a questo riguardo il DPO deve svolgere un ruolo anche di contatto e di raccordo tra i soggetti che fanno parte dell'organizzazione e le figure apicali. Vorrei concludere solo con una chiosa a tutto questo, riallacciandomi a quello che dicevo all'inizio. L'importanza di fare rete fra tutte queste nuove figure che l'ordinamento, che le diverse normative, che a volte viviamo con un po' di affanno come pubbliche amministrazioni, perché sempre ci viene richiesto di introdurre diciamo, nuovi specialisti all'interno delle nostre organizzazioni. Ecco, senza fare rete tra queste figure è difficile riuscire a creare innovazione, mentre creare protagonismo di queste figure, metterle in condizioni di dialogare fra loro e con i loro omologhi nelle altre amministrazioni, sicuramente ci può aiutare non solo per trovare reciproco supporto, non solo per individuare passi che abbiano avuto successo in altre organizzazioni e che possiamo replicare all'interno delle nostre, ma soprattutto per fare in modo che la crescita digitale diventi veramente un processo corale, coordinato, armonico e condiviso
fra tutti quanti per fare in modo che sia veramente di maggiore successo e soddisfazione per tutti gli operatori della pubblica amministrazione e soprattutto per i cittadini e le imprese che sono i destinatari poi finali della nostra azione. Grazie per la vostra attenzione. Grazie mille Daniela per il tuo intervento. Ci dispiace che c'è stato appunto un po' un problema di audio, questa breve interruzione, insomma, dell'audio, però purtroppo è un problema che è sopraggiunto proprio poco prima del webinar, quindi non siamo riusciti a risolverlo. Scusateci, insomma, per questo piccolo problema. Però si riusciva a seguire perfettamente. Allora, io penso sì che la rete, la collaborazione tra le diverse figure all'interno delle amministrazioni sia un nodo veramente fondamentale che hai toccato, Daniela. Allora, io ti pongo alcune domande che sono arrivate. Allora, la prima domanda è: attualmente come viene definito e nominato il responsabile della transizione digitale? Come viene definito e nominato, è sicuramente un'operazione che deve svolgere il vertice. Deve essere teoricamente individuato a livello molto apicale, perché l'articolo 17 addirittura prescrive che coincida con una posizione da direttore generale, però poi la norma stessa consente che possa essere anche un dirigente o anche figura diversa da un dirigente, che è dotato delle competenze in materia informatica, di informatica giuridica, di organizzazione. Questi aspetti sono già richiamati dalla norma primaria. Inoltre è consentito anche a organizzazioni più piccole di aggregarsi, per cui non è necessario che per esempio ogni piccolo comune, ogni piccola amministrazione individui da sola un responsabile della transizione digitale. Sono ammissibili queste aggregazioni, tant'è che noi dall'Agid stiamo supportando al MIUR un processo per consentire l'aggregazione delle scuole perché ci siano dei responsabili della transizione digitale individuati a livello, diciamo, provinciale per intenderci, a livello di ex provveditorati scolastici. Non ti sento. Scusate, avevo disattivato l'audio. Allora, grazie Daniela. E dunque, per i comuni, quindi c'era Paolo Ronica che chiedeva se è obbligatorio, penso di poter rispondere di sì. E poi l'altro problema che viene sollevato è quello delle competenze, cioè alcuni dicono che spesso i responsabili che vengono della transizione digitale che vengono nominati non possiedono le competenze, alcuni chiedono se serve una laurea o comunque un percorso formativo specialistico per gli RTD. Allora, quello che si deduce dalle norme è che appunto non sia strettamente indispensabile che la figura sia individuata un esperto di informatica. È avvenuto il fatto che in molte amministrazioni la figura che ricopriva il ruolo di responsabile per i sistemi informativi è stata poi anche incaricata di svolgere il ruolo di responsabile per la transizione digitale. Quello che di certo emerge dall'articolo 17 del CAD ed è ribadito, e io invito a leggerla per chi non abbia fatto, dalla circolare 3 del Ministro della Pubblica Amministrazione dell'ottobre scorso, che questa figura debba possedere anche delle competenze diverse, di natura organizzativa, gestionale, una capacità manageriale, una capacità di comunicazione, di trasmissione, proprio sapere anche agli altri. Direi che però questa è un'esigenza che da dirigente pubblico mi sento di dire, non sarà certamente qualcosa di nuovo che ho per dire perché i colleghi lo percepiscono sulla propria pelle già da anni, è un'esigenza ormai diffusa nelle pubbliche amministrazioni, la necessità di essere interdisciplinari, la necessità di possedere delle competenze trasversali, le cosiddette soft skill, la capacità di essere creativi, comunicativi,
di saper affrontare in termini di risoluzione dei problemi, al di là di uno strumentario che ci hanno dato i nostri studi universitari. Questo è un tema che si pone un po' a tutti oggi, noi che lavoriamo nella pubblica amministrazione. Direi a livello del funzionario in su, per intenderci, vogliamo fare riferimento alla classica nostra gerarchia amministrativa. Queste figure nuove che l'ordinamento ci propone, barra impone, di istituire, a maggior ragione devono essere dotate di queste competenze. Ora, quelle che sono state individuate in prima battuta potrebbero non sempre avere tutte queste caratteristiche. Nel tempo, grazie a processi formativi, processi di coinvolgimento, speriamo anche alla capacità di noi stessi dell'AGIL di fare aggregazione, di creare questi momenti di informazione e formazione dedicata a queste figure, di riuscire a fare crescere anche queste caratteristiche. Non so, spero di aver dato risposta. Benissimo, grazie Daniela, penso di sì. C'è qualche altra domanda con qualche piccola sfaccettatura diversa, ma magari puoi rispondere direttamente in chat oppure rispondiamo al termine dell'intervento di Patrizia. Adesso darei spazio a lei per il suo intervento. Quindi per ora ti ringrazio Daniela, chiedo a Patrizia di attivare la sua webcam e il suo microfono. Benissimo, buongiorno Buongiorno, Patrizia, a te la parola buongiorno per... Michela, grazie per questa opportunità. Ringrazio ovviamente anch'io tutti gli iscritti perché fa sempre piacere vedere insomma l'interesse, come siamo seguiti sempre con diciamo con passione proprio. Quindi questo ci dà un buon segnale che insomma il lavoro che facciamo evidentemente è utile. Io appunto parlerò del ruolo di questi responsabili che diciamo sono ormai entrati in qualche modo nel nostro linguaggio comune e conosciamo già da parecchi anni. Però sembrava utile diciamo ricordarne la centralità nel processo di digitalizzazione che da anni stiamo intraprendendo, aiutati naturalmente dalle norme e diciamo, dall'attenzione che appunto la politica ha dato a questo aspetto della pubblica amministrazione. Comincerei quindi ricordandovi quali sono, diciamo, le norme di riferimento con cui noi possiamo poi parlare di questi responsabili. Non sono figure nate dalla fantasia o da diciamo, solo esigenze operative, ma sono effettivamente indicate in maniera chiara già dal testo unico dei procedimenti amministrativi, cioè il nostro amato DPR 445 del 2000, che è il padre poi di tutto questo processo di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione. E sono richiamati naturalmente dal codice dell'amministrazione digitale nelle sue varie versioni, non ultima ovviamente quella attualmente in vigore da gennaio del 2018, e a seguire a cascata dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sono specifici dei singoli filoni di attività e quindi le regole tecniche sul protocollo informatico del 2013 pubblicati nella Gazzetta nel 2014, le regole tecniche per il documento informatico, quindi per la formazione e la gestione del documento informatico e le regole tecniche sui sistemi di conservazione. Vorrei approfittare di questa occasione per ricordare che a seguito appunto dell'emanazione della nuova edizione del codice dell'amministrazione digitale, AGID ha avuto il compito di elaborare le regole tecniche immettendole in documenti di linee guida. Questa è una grossa novità normata dall'articolo
21 del codice, con cui in sostanza si introduce un concetto di soft law in qualche modo, ossia per rendere più flessibile, più facile l'aggiornamento di regole tecniche che naturalmente sono soggette all'innovazione tecnologica che ci rincorre giorno per giorno. L'idea è quella appunto di non ricorrere a dispositivi normativi che quindi devono seguire tutto l'iter parlamentare, che sappiamo bene quanto sia lungo, ma invece di realizzare appunto dei documenti di linee guida emanati da AGID e che vengono esposti a consultazione pubblica, nonché a condivisione con le amministrazioni competenti, con il garante della privacy, con la conferenza unificata e la commissione europea, per poi diventare effettive tramite un atto dispositivo del nostro direttore generale. Questo non significa naturalmente che queste linee guida siano meno cogenti rispetto alle attuali regole tecniche, ma è semplicemente differente la modalità con cui vengono elaborate e realizzate e consentendo quindi una maggiore velocità di aggiornamento laddove sia necessario. Parliamo quindi della prima figura che storicamente è stata introdotta nel nostro ordinamento, ossia il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico e anche del suo, diciamo, della sua evoluzione nel tempo, no? È una figura appunto cardine nella gestione documentale della pubblica amministrazione che appunto ha subito questa grande evoluzione perché da semplice responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, attraverso le regole tecniche del 2013, viene in qualche maniera definito come, innanzitutto, come specificatamente un dirigente o un funzionario che è preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, ma non solo, ma anche della gestione dei flussi documentali e che poi ha anche il compito di produrre il pacchetto di versamento ed effettuare quindi il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Questo chiaramente fa capire come il sistema di protocollo nel tempo si sia evoluto e quindi da semplice registro della documentazione in entrata e in uscita dalla pubblica amministrazione diventa una parte consistente del sistema di gestione documentale, cioè del fulcro di tutte le attività dell'ente pubblico. Quindi chiariamo intanto questi concetti. Il protocollo informatico, ricordiamo, è l'insieme delle procedure informatiche di tutte le infrastrutture a supporto con cui la pubblica amministrazione, che se ne deve dotare ovviamente, gestisce i propri flussi documentali. Il pacchetto di versamento è l'insieme di dati che quindi dei documenti che vengono inviati al sistema di conservazione e che naturalmente ha delle caratteristiche e delle informazioni a corredo differenti a seconda sia del tipo di sistema che si adopera, sia del tipo di documenti che si sta mandando in conservazione. Per sistema di conservazione, però, che cosa intendiamo? È un insieme, non è solo un insieme tecnologico, ma è un insieme di regole, di procedure, di modalità operative con cui si garantisce quindi una corretta conservazione dei documenti. E queste regole, queste procedure, assicurano che il documento sia integro, immodificabile, ma soprattutto recuperabile nel tempo. Quindi la conservazione è un atto essenziale per consentire la dematerializzazione. Se non conserviamo, non possiamo dematerializzare, perché perdiamo chiaramente il patrimonio storico della nostra pubblica amministrazione. Dicevamo che quindi il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, svolge questo compito importantissimo di gestire tutte le fasi del flusso documentale, dalla produzione del documento fino al momento in cui si affaccia al sistema di conservazione. Quindi la figura del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico è cambiata, è evoluta, ma questo perché è evoluto il concetto di protocollo informatico e i tempi erano maturi, quindi per cambiare e introdurre
la ufficializzazione del fatto che il sistema di protocollo non è più soltanto un registro, ma è proprio il cuore di tutto il sistema della documentazione amministrativa dell'ente. Ricordiamoci che la pubblica amministrazione gestisce una quantità infinita di documenti e non è possibile ovviamente pensare che questo patrimonio venga gestito in una maniera non corretta, non coerente con i principi indicati dal nostro codice dell'amministrazione digitale. Quindi diciamo che di fatto il responsabile del protocollo informatico si è nel tempo unificato con il servizio per la gestione documentale, che era stato inizialmente indicato quasi come un soggetto separato. Vediamo quali sono i compiti che deve avere questa figura, questa persona. Naturalmente è un elenco molto, diciamo così, sintetico perché sono compiti che nel tempo diventano sempre più complessi e sempre più collegati con le attività delle altre figure di responsabili che sono previsti nelle amministrazioni. Quindi, innanzitutto, definisce i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche per eliminare i protocolli che sono diversi dal protocollo informatico. Sembra banale, sembra impossibile che da quando è stato istituito il protocollo informatico, siamo ormai nel 2019, esistano ancora, delle realtà in cui, ci sono dei sistemi di protocollo diversi dal protocollo informatico, eppure è così. E quindi chiaramente è compito del responsabile individuare il cammino più opportuno per poter eliminare questi protocolli differenti. Definisce l'elenco dei documenti che sono esclusi dalla registrazione di protocollo, oppure dei documenti che sono soggetti a registrazioni particolari, secondo naturalmente le indicazioni del TUDA. Definisce le modalità di produzione e conservazione delle operazioni di registrazione, segnatura, annullamento e modifica del protocollo informatico, cioè quindi del registro di protocollo. Definisce le modalità di utilizzo del registro di emergenza, cioè quando e come deve essere utilizzato il registro di emergenza in assenza del sistema di protocollo primario. Naturalmente definisce anche tutti i criteri per l'accesso e l'utilizzo del sistema di gestione informatica dei documenti da parte degli utenti, sia interni all'amministrazione, sia esterni. E diciamo, deve definire tutte le procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni e dei documenti che sono contenuti nel sistema. Inoltre, definisce il sistema di classificazione o quantomeno collabora alla definizione del sistema di classificazione e le relative modalità, quindi, di aggiornamento di questo sistema di classificazione. Predispone naturalmente la quota parte del piano della sicurezza informatica relativa alla formazione, gestione, trasmissione, accesso e conservazione dei documenti informatici, collaborando, concordando quindi con il responsabile sia dei sistemi informativi automatizzati e sia con il responsabile della sicurezza dei dati personali. Quindi qui ritorna il tema introdotto da Daniela, che è importantissimo, della collaborazione. Stiamo parlando di una squadra, nessuno di queste persone, di queste figure può lavorare da solo. Definisce quindi le modalità di utilizzo degli strumenti informatici per scambiare i documenti internamente ed esternamente all'area organizzativa omogenea di propria responsabilità e soprattutto predispone il manuale di gestione. Il manuale di gestione che è un documento importantissimo perché è quello che disciplina tutto questo sistema, tutte queste cose che noi abbiamo appena detto, quindi definisce come funziona il sistema di gestione documentale e quali sono le regole che l'amministrazione si è data in questo settore. Provvede a trasferire fascicoli e le serie documentarie relativamente ai processi che si sono, i procedimenti e gli affari amministrativi che si sono conclusi negli appositi archivi di deposito.
si occupa della conservazione appunto di tutti questi documenti e serie che sono stati trasferiti nell'archivio di deposito, verifica che siano rispettate queste disposizioni di legge in materia di gestione documentale e soprattutto verifica che ciò che è scritto nel manuale di gestione venga correttamente applicato a partire appunto dai propri collaboratori. Che cos'è però il servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi, così come viene definito dal testo unico della documentazione amministrativa, che come abbiamo detto è la norma principe da cui discende tutta il cammino di digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione. Il testo unico, all'articolo 61, dice che ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle aree organizzative omogenee che l'amministrazione avrà individuato, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 50. Il servizio è messo alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea. E a questo servizio è preposto un dirigente oppure un funzionario che sia comunque in possesso dei requisiti professionali o che abbia comunque delle competenze che sono acquisite a seguito di processi di formazione che devono essere previsti proprio dall'amministrazione secondo procedure prescritte dalla disciplina vigente. Ancora, il servizio quali compiti ha? Attribuisce quindi il livello di autorizzazione per l'accesso a alle funzionalità, naturalmente, distinguendo da chi può consultare, da chi può inserire e da chi può modificare le informazioni. Garantisce che tutte le operazioni di registratura e di segnatura di protocollo siano svolte nel rispetto di quanto indicato dal testo unico. Garantisce la produzione corretta e la conservazione del registro giornaliero che è un documento informatico ed è un documento importantissimo perché in qualche maniera è quello che testimonia tutto ciò che è entrato, uscito, transitato per la pubblica amministrazione. Quindi deve essere conservato e deve essere conservato per sempre. Il servizio si occupa naturalmente anche che le funzionalità del sistema siano sempre diciamo, disponibili e che quindi in caso di guasti e anomalie vengano ripristinate entro massimo 24 ore dal blocco delle attività o comunque naturalmente compatibilmente col tipo di anomalia nel più breve tempo possibile, eventualmente utilizzando appunto il protocollo di emergenza. Abbiamo quindi poi l'ultima parte, conserva chiaramente tutte le copie dei documenti di cui si parla negli articoli 62 e 63 in luoghi sicuri e differenti, garantisce quindi il buon funzionamento di tutti gli strumenti e di tutte le attività che riguardano la registrazione di protocollo di gestione dei documenti. Autorizza le operazioni di annullamento che sono previste e possibili solo in alcuni casi per alcuni campi delle registrazioni di protocollo e vigila naturalmente sull'osservanza delle disposizioni del testo unico, quindi del TUDA, da parte di di tutti gli incaricati. E quindi è chiaro che stiamo percorrendo questo cammino in maniera logica e stiamo arrivando naturalmente dalla gestione documentale al processo della conservazione. Perché il responsabile della gestione documentale, quindi diciamo questa figura che ormai racchiude anche le funzionalità del responsabile del protocollo informatico, deve provvedere a generare, abbiamo detto già prima, un pacchetto di versamento con tutte le modalità e i formati che sono stati concordati con il responsabile della conservazione e che sono previsti e descritti nel manuale di conservazione. Quindi stabilisce, tra l'altro, per le diverse tipologie di documenti, naturalmente in conformità con le norme vigenti in materia, anche per le diverse tipologie di documenti, e quindi
in armonia con il sistema di classificazione e con il piano di conservazione, che è chiaramente una parte importante del manuale di conservazione, i tempi entro cui i documenti debbono essere versati in conservazione e per quanto tempo devono essere mantenuti in conservazione, distinguendo chiaramente una conservazione a breve termine da una conservazione a lungo termine o perenne. E naturalmente verifica il buon esito di questa operazione di versamento tramite questo rapporto di versamento che viene prodotto dal sistema di conservazione. E a questo punto è come se passasse le consegne appunto al responsabile della conservazione. Il sistema di conservazione che abbiamo definito prima ha in realtà, diciamo, prevede varie figure con dei ruoli differenti. E quindi abbiamo il produttore, che è diciamo, il responsabile appunto della produzione del pacchetto del versamento e del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. E spesso, come abbiamo visto finora, questo, nel caso della pubblica amministrazione, questo produttore è il responsabile della gestione documentale e fa parte della stessa amministrazione insieme al titolare, cioè colui che ha generato, ha prodotto i documenti che naturalmente devono essere conservati. Abbiamo poi l'utente, cioè quello che poi può richiedere in un secondo momento l'accesso ai documenti che sono mandati in conservazione, che quindi può consultare, può richiedere la consultazione. E poi c'è il responsabile della conservazione, che è colui che definisce, diciamo, tutte le politiche complessive del sistema di conservazione e soprattutto governa la gestione di questo sistema con responsabilità e autonomia, sempre in relazione al modello organizzativo adottato. Perché, come sappiamo, il modello organizzativo può prevedere sia un insourcing, quindi diciamo un sistema di conservazione gestito e realizzato in casa dalla pubblica amministrazione, sia può essere gestito in outsourcing, cioè può essere dato per la parte infrastrutturale e tecnologica in gestione ad un fornitore esterno. Nel caso della pubblica amministrazione, appunto, il responsabile della conservazione è la persona fisica presente all'interno dell'amministrazione. Quindi ecco qui uno schema che vi in qualche modo ricorda queste figure, appunto, che sono previste all'interno, questi ruoli che sono previsti all'interno del sistema di conservazione e le relative funzioni. Quindi il produttore che è quello che appunto si occupa della produzione, della realizzazione dei documenti, del patrimonio documentale, il responsabile della conservazione che si occupa sia dell'archiviazione che della conservazione vera e propria e l'utente che può appunto ricercare e consultare i documenti che sono andati in conservazione. Il responsabile della conservazione, quindi abbiamo detto, definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ha quindi la responsabilità di diciamo, far sì che questo modello funzioni e risponda alle esigenze dell'amministrazione. Il responsabile della conservazione quindi si fa garante del corretto svolgimento del processo di conservazione, secondo quanto esposto e descritto nel manuale di conservazione, verifica periodicamente che questi archivi che sono stati mandati in conservazione siano integri, siano leggibili, perché naturalmente l'evolversi del contesto tecnologico può creare dei problemi di leggibilità e di reperibilità della documentazione andata in conservazione. E nelle pubbliche amministrazioni svolge anche il ruolo di pubblico ufficiale. Quindi genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione, effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione, assicura appunto questa verifica periodica con una cadenza che non può essere superiore ai 5 anni per vedere che questi archivi siano ancora leggibili. E nel caso, diciamo, per prevenire appunto il degrado dei sistemi di memorizzazione o l'obsolescenza dei formati, adotta delle misure e delle politiche preventive. Naturalmente si preoccupa anche della sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione e
e assicura l'assistenza e le risorse necessarie per effettuare la vigilanza e la verifica ai diversi organismi competenti. Come sapete, AGID ha il compito di vigilare sui conservatori accreditati, cioè su quei soggetti che sono stati accreditati da AGID per poter svolgere la funzione di erogazione di servizi di conservazione per quelle amministrazioni che intendono dare in outsourcing il servizio. Predispone anche il manuale di conservazione. E qui veniamo al concetto che si riaggancia appunto a tutto quanto detto da Daniela preliminarmente. È importante che il responsabile della conservazione operi d'accordo e d'intesa in forte collaborazione, in stretta collaborazione con tutte queste figure, con il responsabile del trattamento dei dati personali, o meglio con il DPO, con il responsabile della sicurezza, con il responsabile dei sistemi informativi, con il responsabile appunto della tenuta del protocollo informatico o comunque del sistema di gestione documentale. E quindi attraverso queste collaborazioni può definire al meglio le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione, aggiornando quindi periodicamente tutte queste caratteristiche. Laddove si fosse in presenza sia di cambiamenti tecnologici, ma anche di cambiamenti normativi, di aggiornamenti appunto della normativa di riferimento. E adotta quindi tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza logica e fisica del sistema di conservazione. Quindi, in definitiva, noi stiamo proponendo, noi, nel senso propagandiamo ciò che il CAD propone, ciò che il CAD prevede, un team di persone che lavorano in collaborazione, ossia appunto il responsabile della conservazione, il responsabile della sicurezza, il responsabile del trattamento dei dati e il responsabile della gestione documentale, che devono operare d'intesa, in collaborazione tra di loro e naturalmente a questo punto anche con il responsabile della transizione digitale, che sarà colui che chiaramente presiede a tutto il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione. Quindi è importante che ci sia questo coordinamento, è importante quindi che nessuno lavori per conto proprio, anche se diciamo, in molti casi questo coordinamento viene facilitato dal fatto che in alcune pubbliche amministrazioni, soprattutto quelle più piccole, dove ovviamente c'è una carenza di risorse e soprattutto di risorse con competenze specifiche, che queste figure possano essere diciamo, rappresentate da un'unica persona e che quindi il responsabile della gestione documentale si identifichi come anche il responsabile della conservazione. E quindi questo risponde anche a una delle domande che ho visto che era arrivata appunto di Isabella, che chiedeva proprio se la figura del responsabile del protocollo può coincidere con quella del responsabile transizione digitale. In questo caso direi probabilmente no, perché la figura del responsabile transizione digitale, così come ci è stato presentato da Daniela, è una figura di livello gerarchico molto elevato, ma sicuramente è possibile che ci sia una coincidenza tra responsabile della gestione documentale e responsabile della conservazione. Ecco, io spero, diciamo, di avere in qualche maniera fatto una panoramica abbastanza, certo, sintetica, ma così di riassunto un po' di conoscenze che più o meno abbiamo già da parecchi anni e di essere stata di aiuto. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Patrizia, molto, molto interessante. Sì, molte domande sono legate anche al confine, appunto anche alla sovrapposizione tra i ruoli di queste diverse figure. Sì, viene sollevato anche il problema di piccoli enti, piccole amministrazioni dove non ci sono appunto figure che possono essere dedicate per ogni ruolo e anche un po' un problema legato alle competenze. Quindi non so se su questo vuoi aggiungere qualcosa.
Ma no, insomma, diciamo che sappiamo bene che questa è una problematica purtroppo molto, molto diffusa e quindi per questo penso che appunto negli enti molto piccoli sia normale e sia, diciamo, forse anche auspicabile che ci sia una coincidenza delle figure di queste competenze in un'unica persona. Posso aggiungere una cosa? Certo, Daniele. Io stessa mi trovo ad assommare una serie di incarichi, per esempio sono responsabile per l'anticorruzione e la trasparenza qui in agenzia, come sono anche il presidente del Comitato Unico di Garanzia. Tutte le amministrazioni ormai, a fronte della numerosità di questi ruoli, hanno difficoltà ad individuare figure distinte che possano incarnarli. E questo crea ovviamente affanno alle singole persone, affanno alle amministrazioni stesse, oltre a potenziali conflitti di interesse, chiamiamoli così, perché a volte uno potrebbe essere controllato e controllore oppure decisore di una questione della quale sia oggetto. Naturalmente si fa in modo che ciò non avvenga con l'istituto d'estensione, eccetera. Però ecco, io insisto su un punto. È vero che noi, soprattutto noi che lavoriamo all'interno delle amministrazioni, viviamo tutto questo come innanzitutto adempimenti e obblighi e pesi che la normazione di volta in volta ci impone. Tuttavia, se avremo la capacità di utilizzare questi ruoli, queste funzioni in senso evolutivo e soprattutto dialogante fra tutte queste figure stesse, potremmo trarne invece grande beneficio, perché tutte quante, se ci pensate, vanno un po' a comporre una sorta di presidio rispetto ad un'amministrazione che sempre più deve diventare una componente della società dei dati, che poi anche nel mondo privatistico di questo molto si parla, una società dove è forte il concetto della datification, addirittura con brutto termine neologismo, viene definita. Se all'interno delle amministrazioni sapremo fare tesoro di queste competenze che poi mano a mano si devono costruire con corsi di formazione, con momenti anche di autogestione informativa che si fanno, allora sicuramente sarà un'opportunità di cambiamento evolutivo per la pubblica amministrazione italiana. Grazie. Ebbene, grazie Daniela. Ovviamente ci piace molto questa conclusione sulla collaborazione, perché fin quando appunto continuiamo a lavorare a silos senza collaborare tra noi, ovviamente la trasformazione non si fa, la trasformazione digitale si fa insieme con la collaborazione. Quindi io direi che con questo possiamo concludere e ringrazio le nostre relatrici di oggi, Patrizia Gentili e Daniela Intravaia, ringrazio anche i nostri partecipanti sempre molto presenti e vi do appuntamento appunto per i prossimi giorni, abbiamo altri webinar, quindi vi invito ad andare a curiosare sul sito di Eventi PA ma anche sul sito della SA. Quindi OpenGov Italia. E, buona giornata a tutti e ci vediamo domani con i prossimi webinar. Grazie e arrivederci.